Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video. Come potete vedere, come avete potuto leggere anche dal titolo, oggi sono qui con qualcosa di diverso dalle solite Hot Toys. Infatti, come promesso, sono riuscito a recuperare la mia prima Stage Figuarts. Come primo unboxing di questa azienda ho deciso di volare un po' basso, quindi partiamo con questo Naruto Kid, tratto dalla prima serie appunto dell'anime, The Number One Most Unpredictable Ninja. Titolo enorme, lunghissimo, però sembra promettere davvero molto bene. Quindi ragazzi, solite modalità per l'unboxing, quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a scoprirlo subito insieme. E come per ogni video unboxing che si rispetti, iniziamo ovviamente dalla scatola, che si presenta benissimo. Nel caso di Stage Figuarts, davvero delle confezioni bellissime secondo me. Come potete vedere è ben visibile il blister con il nostro Naruto e tutti gli accessori e appunto sulla plastica del blister la scritta in kanji giapponesi Naruto Uzumaki, The Number One Most Unpredictable Ninja. Sulla parte invece sempre frontale ma destra c'è la rappresentazione animata, diciamo disegnata, del nostro Naruto con questi bordi, con questi contorni che sembrano essere fatti col pennello, con un nero molto marcato. Secondo me bellissima rappresentazione. Logo Stage Figuarts, Bandai Namco, qui ovviamente la scritta Naruto Uzumaki e qui in basso i loghi di Naruto, Tamashii Nations e Bandai e qui ovviamente il bollino di conformità. Sulle parti laterali possiamo vedere sempre una rappresentazione dell'action figures che stiamo analizzando con il nome Naruto e qui sempre sull'altro lato sempre i kanji giapponesi che vanno a raffigurare, vanno a rappresentare il nome Naruto Uzumaki. Sul retro invece possiamo vedere il nostro Naruto in diverse pose, poi i soliti warning, le solite avvertenze. Andiamo adesso ad aprire la scatola, vi insegno un trick incredibile, come se già non lo sapeste. Andiamo a inserire un piccolo righello qui e poi l'apriamo in questo modo, in modo tale da non andare a creare quella sorta di piega che si fa ogni volta che andiamo col dito. Questo per i maniaci, ovviamente, come me, che vogliono anche le scatole intatte. Andiamo a tirarlo fuori dalla scatola. E come possiamo vedere, il blister è ricco sia di accessori, per lo più mani, visi intercambiabili, il Rasengan, il kunai e il nostro bellissimo Naruto. Davvero piccolino, stiamo parlando forse di un 12 cm, poi lo andremo anche a misurare, ma sembra promettere davvero molto bene. Andiamo a togliere delicatamente la protezione ed eccolo qui. Davvero un viso incredibile, tra l'altro, per una figura così piccola. Non sono abituato a tutto questo, quindi davvero bello. Adesso andiamo a rimuovere ovviamente tutti gli accessori, anche il nostro Naruto dalla scatola, e li analizziamo insieme. Ed eccoli fuori dalla scatola. E come vi dicevo in precedenza, ci sono tantissime mani intercambiabili, così come 4 volti, l'effetto Rasengan e il kunai. Iniziamo dalle mani perché ne abbiamo per tutti i gusti, a cominciare da questo paio che sono quelle che Naruto ottiene quando si trasforma in Kurama, quindi con la trasformazione in volpe, con questi artigli, queste unghie molto lunghe e comunque ben scolpite su questa figure. Abbastanza dettagliate, anche il dettaglio delle unghie non è male, anche abbastanza appuntite, quindi davvero un paio di mani ben fatto. Poi abbiamo queste, che sono delle classiche mani aperte. Vi volevo far vedere il dettaglio anche in questo caso delle unghie che sono scolpite, e non è una cosa così scontata, come potete vedere. Non è una cosa così scontata, soprattutto su una figure così piccola. Quindi la cura del dettaglio da parte di Bandai Tamashii Nations sembra incredibile. Abbiamo queste con le due dita nella classica posa per il Kakebunshin no Jutsu. Poi due mani, diciamo, a pugno per poter afferrare kunai o altri oggetti che vogliamo assegnare al nostro Naruto. E poi abbiamo tre mani destre
in posizioni differenti. Ok, abbiamo questa, sempre una mano aperta per il Rasengan che andiamo a vedere tra poco. Abbiamo quest'altra mano in questa posizione e questa che va un po' quasi ad aggrappare qualcosa. Ovviamente vediamo anche il Rasengan, così lo vediamo applicato anche alla mano, che è fatto di questa plastica, diciamo, un po' traslucida, un po' leggermente trasparente, di questo azzurro molto vivo, con la parte, diciamo, più in cui si concentra di più l'effetto del Rasengan, con una verniciatura leggermente bianca, tendente forse leggermente all'argentato, però principalmente bianca. Come possiamo vedere, ovviamente ha un peg che va infilato in questa fessura per dare l'effetto Rasengan. Bellissimo effetto, tra l'altro, secondo me. Poi andiamo avanti con l'ultimo accessorio, almeno per quanto riguarda mani e armi, che è questo kunai. Kunai che è ovviamente in plastica, anche la parte del manico con questo anellino con un leggero weathering, cioè una leggera usura qui, che apprezzo tantissimo perché appunto si vede ancora una volta la cura nel dettaglio che ha avuto Tamashii Nations. E nulla, ha una forma appunto romboidale, davvero ben realizzato anche questo. Poi andiamo avanti con la parte forse più bella, più interessante, che sono i volti intercambiabili. Ne abbiamo quattro, come vi dicevo in precedenza, e abbiamo questo con il classico sorriso di Naruto. Si può percepire ovviamente anche qui la cura nel dettaglio, non c'è una sbarratura che sia una nella verniciatura. Stiamo parlando, ragazzi, di una Stage Figures comunque di fascia bassa, quelle ad un prezzo più abbordabile possibile. Davvero bella. E qui invece abbiamo quest'altro volto più, diciamo, più impegnato di Naruto, probabilmente nello sferrare un colpo, nel lanciare un Rasengan o comunque in una fase di battaglia. Questo è il classico volto che ha Naruto quando ha la trasformazione in Kurama. E questo è il volto, diciamo, imbarazzato, l'espressione imbarazzata che tutti conosciamo di questo personaggio fantastico. Ovviamente per cambiare il volto bisognerà prendere il nostro Naruto, staccare la testa con un peg molto leggero, si stacca in questo modo e possiamo applicare poi attraverso questi due peg la testa che desideriamo. Così, eccolo qui. Poi andiamo a rimuoverla delicatamente, andiamo a mettere per esempio questa. Molto bello, mi piace molto questa cosa di SH Figures. Per gli accessori, ragazzi, abbiamo finito, quindi adesso li mettiamo via e andiamo a vedere il nostro Naruto più da vicino. Ed eccolo qui con il suo sorriso super contagioso, Naruto in scala 1 a 12 SH Figures. Per uno come me che non è abituato né ad avere per le mani SH Figures né action figures in generale in questa scala, il colpo d'occhio è davvero impressionante, perché il livello di dettaglio che è stato messo in questa figure, tra l'altro stiamo parlando di all'incirca 13 cm e un prezzo che oscilla tra i 35 e i 45 euro, quindi un prezzo, diciamo, abbordabile. Dicevo, il livello di dettaglio è davvero incredibile. Molti di voi diranno: sì, Peppe, ma le Sage Figures sono così, cioè qual è la novità? Bene, però per me è la prima e vi dico, sono davvero colpito positivamente da questo punto di vista. Iniziamo infatti dal volto, che secondo me è davvero incredibile, coglie l'espressione di Naruto, dell'anime, in modo perfetto, con la colorazione, le sfumature, il sorriso, gli occhi. Davvero un plauso a Tamashii Nations. È vero anche che per un formato così piccolo riprodurre un personaggio di un anime è ovviamente più semplice, piuttosto che andare a ricreare, a scolpire un volto reale, diciamo. Però comunque ciò
non toglie che il lavoro fatto è davvero incredibile, secondo me. Capelli che sono ovviamente scolpiti, ben proporzionati con il resto del volto di Naruto, perché ho visto delle action figures invece in cui erano un po' più lunghi, più sparati in varie direzioni, invece qui sembrano perfetti, anche leggermente appuntiti. Ben scolpita anzi la fascia del villaggio della foglia di Konoha, con questa colorazione argento sulla placca frontale e blu per il resto della fascia. Ovviamente anche qui il fiocchetto articolato, una piccola chicca, così come altre parti del corpo che andremo a vedere fra poco. La tuta con il suo collare e la cerniera che, ok, è semplicemente scolpita, non si muove. Anch'essa verniciata molto bene, secondo me, con la riproduzione dei colori molto fedele all'anime e alcune parti, come vi dicevo, come ad esempio questa, con fatti di una plastica morbida che è possibile muovere, così come anche la borsa e la fascia qui con il porta kunai, questo no, ok. Tutto il resto della figura, ragazzi, con queste articolazioni così in vista, a cui io sinceramente non sono abituato, però la cosa è accettabile visto che queste SH Figures nascono proprio per questo, per andare a ricreare tutte le pose possibili, immaginabili per i nostri personaggi. Infatti le articolazioni sono, immagino, estremamente curate. Allora, per la testa, ecco, c'è questo peg che non va, cioè i peg, la sensazione è che i peg siano veramente molto leggeri, però magari fatemi sapere se nei commenti poi se è una cosa solo di questa figure o di tutte le Sage Figures. Comunque la testa può muoversi non a 360 gradi, perché tende, come vedete, a sfaldarsi sia il volto che l'articolazione stessa, che il peg. Può muoversi comunque verso il basso fino a quanto il collare permette, e fino all'alto, cioè verso l'alto, per lo stesso motivo. Poi articolazione del busto, che come vediamo in vista ha questa sorta di sfera che permette la rotazione a 360 gradi, no? 180, ma verso l'alto e verso il basso. Questa parte mobile che non amo particolarmente, però immagino che faccia parte proprio di figures di questa scala. E poi articolazioni ovviamente delle braccia fino a dove è possibile alzarli, con la doppia articolazione del gomito, quindi che permette anche pose, diciamo, un po' più rilassate del nostro Naruto, come questa. E articolazione anche del bicipite, che può ruotare, gomito abbiamo già detto, la doppia articolazione, spalla, articolazione a farfalla, sì, e polso ovviamente con le mani e i vari peg che possono essere sganciate molto semplicemente per essere sostituite ad esempio con un'altra mano, come vi mostro adesso. Magari la mano sinistra sarebbe meglio, che dite? In questo modo, molto semplice comunque manovrare questa figura. La sensazione che ho è di avere qualcosa di molto mobile per le mani, forse perché sono abituato alle 1 a 6, alle Hot Toys, quindi magari fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti, ragazzi. Poi, gambe, può andare indietro fin qui, articolazione, cioè c'è questo pezzo di plastica delle chiappe, diciamo, che va a ostacolare il movimento all'indietro, mentre in avanti c'è, direi, un'ottima escursione. Ginocchia con la doppia articolazione, ovviamente, che permette di andare oltre i 90 gradi, articolazione della caviglia e della punta del piede, che è estrema, così come anche, come vedete, tutto il piede articolato. Questa cosa è meravigliosa, secondo me. Quindi abbiamo detto più o meno tutto
vi dico la mia sensazione è di avere un bellissimo pezzo molto piccolo, cioè tutto molto piccolo, anche le mani, ragazzi, sono veramente minuscole, ma tutto molto ben realizzato. È difficile per uno come me poter, cioè, avere tra le mani una figure del genere, perché mi sembra che sia appunto tutto troppo mobile, articolazioni molto mobili, cioè molto leggere, però ecco, credo faccia parte del gioco, quindi questo permette una posabilità sicuramente estrema, cosa che andremo a vedere fra poco. Per il resto, ragazzi, davvero un'ottima impressione per questa figura di Naruto. Ed eccolo in una delle sue tante pose iconiche. SH Figuarts da questo punto di vista fa un ottimo lavoro, infatti posarlo è una meraviglia, si adatta veramente a qualsiasi posizione. Molto semplice, nessun problema ad articolazioni, a parte quelli della testa, del volto, però per il resto davvero una gioia e anche molto divertente il posing per questo tipo di figure. Ed eccomi di nuovo qui per le considerazioni finali su questa SH Figuarts di Naruto. Che dire, ragazzi, io non ho un metodo di paragone con altre SH Figuarts, quindi prendete sempre con le pinze il voto che do. Per me è un 8,5 tendente al 9 questa figura. Perché? Molto bella, l'ho detto durante tutto l'unboxing, durante tutto il video, per me è bellissima, massima cura nei dettagli, è senza dubbio la miglior figura di Naruto che io abbia visto in questa scala, ma secondo me pecca tantissimo della fragilità, ok? Cioè io in più occasioni quando sono andato a posarlo mi si sono staccate le braccia, la testa, la faccia. Vi ripeto, vi invito a dirmi se tutte le SH Figuarts sono così o se è solo il caso di una linea, la linea di Naruto, questa action figure in particolare, questa perché magari è quella di fascia più bassa, quindi l'ho pagata un po' di meno, quindi sono tutte così. Questo, ragazzi, non ve lo so dire. Resta il fatto che a me piace da morire. Cioè io più la guardo, più la prendo in mano, più mi viene voglia di giochicchiarci, di cambiargli posa. È una figata, secondo me. Quindi questo mi invoglia sì a comprare altre SH Figuarts, ma mi incuriosisce anche molto sull'andare a vedere materialmente qual è la fattura delle altre, oltre a questa qui. Ditemi voi cosa ne pensate, se secondo voi ho sbagliato qualcosa, se non siete d'accordo con qualcosa che abbia detto, che ho detto. Comunque sì, ragazzi, io sono molto felice dell'acquisto fatto e mi piacerebbe appunto continuare a collezionare SH Figuarts, sempre Hot Toys e 1-6 permettendo. Quindi raga, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui nella visione del video e come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga, a presto!